La Seat Adro Monticelli BTE supera per 3-2 il Risarcire San Donà. A due giornate dalla fine del campionato di B1, con i due punti messi in classifica, la formazione bresciana resta in corsa per il sesto posto. Dopo due sconfitte consecutive per 3-0, va in archivio la 14ª vittoria stagionale, molto sofferta. Dai, le vittorie sofferte sono sempre quelle più belle, quindi mi viene da dire questo. Peccato perché dopo un primo set dominato sotto tanti aspetti, almeno i numeri dicevano, ma poi non solo i numeri, anche il punteggio, i numeri ricezione sull'80%, in attacco abbiamo fatto 70% di palla per terra, quindi livello altissimo. Gli altri set ci siamo un po' complicati la vita. Peccato, molto peccato, però va bene. Queste noi siamo adesso, quindi come dico sempre, questo è. Però va bene, veniamo da un periodo un po' così, abbiamo fuori comunque due elementi importanti per noi, va bene. Abbiamo difficoltà ad allenarci ogni tanto, cioè ad allenarci nel senso che ci capitano delle situazioni un po' strane, tipo secondo palleggio che si taglia il dito, tutte queste cose qua, insomma, che fanno fatica a tenere, per le quali fai fatica in allenamento a tenere il ritmo. Infatti in partita si vede un pochino. Quando non è una squadra comunque, anche se la classifica dice pochi punti, è una squadra comunque di gente talentuosa, quindi va bene, la partita è andata a episodi e va bene, abbiamo vinto, io sono contenta, avevamo bisogno di questi punti, quindi va bene. Ma io credo sempre che le partite siano un po' figlie dell'allenamento, no? Io penso questo, come ti dicevo prima, noi abbiamo difficoltà in allenamento a tenere un ritmo alto e di conseguenza nel momento in cui tu non riesci a tenere un ritmo alto, la concentrazione, non alleni nemmeno la concentrazione, più che la concentrazione, la capacità di stare concentrato per tanti episodi. E quindi credo che il motivo sia un po' questo. Poi la cosa che mi dà un po' di rammarico, che purtroppo le ragazze hanno sbagliato nei fondamentali individuali, no? E quindi per esempio le battute, il terzo set abbiamo battuto, dopo il 20 abbiamo sbagliato 3 giri di battute consecutive, quindi questo alla fine lì è un fondamentale individuale per il quale oltretutto hai 8 secondi per concentrarti, quindi vabbè. Tuttavia sono sicura, e il pubblico l'ha visto, che la squadra ha dato il massimo di quello che aveva, quindi io sono molto contenta di questa cosa. Prossima sfida a Talmasson, noi finiamo in bellezza, Talmasson in lotta per i playoff e Trescore in lotta per i playoff. Noi siamo in lotta per cercare di far bene anche con loro, quindi va bene.